Pizzi, una vittoria sicuramente fortemente voluta, insomma, bene così, no, alla fine, anche se all'ultimo respiro. Buonasera a tutti, sì assolutamente, è una vittoria che abbiamo cercato fortemente, con una vittoria di carattere, di cuore, secondo me è una vittoria del gruppo e degli uomini del Chieti Calcio, che oltre a essere giocatori forti, questi ragazzi hanno dimostrato di tenerci fortemente, e quindi un plauso va soprattutto a loro. 3 punti lo possiamo dire anche scacciacrisi, no? Beh sì, io so che la crisi c'è da quando stavamo primi in classifica, quindi Addirittura. i giudizi sono, poi lasciano il tempo che Ma forse trovano. per il gioco, non sicuramente per il Ma non lo risultato. so, però so che era così, nel senso che anche quando eravamo primi in classifica sentivo un po' di rumors, dai, però diciamo che questa è una battuta, nel senso che poi i tifosi giustamente pretendono sempre tanto, perché poi ci accompagnano ogni domenica. Noi vogliamo tanto, perché io non conosco nessuno in questa società che vuole perdere le partite. È normale che poi il campionato è un campionato difficile, abbiamo visto oggi il risultato anche della Samp. Adesso ci Quindi sono 5 squadre in 3 punti. sì, ho appena visto la classifica, diciamo che è un bel campionato, quindi come ho detto domenica scorsa, ogni partita della Serie D va preparata bene, anche oggi. Comunque incontravamo una squadra che anche lì sotto però è organizzata, giocatori importanti, quindi noi ci mettiamo sempre il massimo dell'impegno. Chi viene a vedere gli allenamenti sa che noi non lasciamo nulla al caso. Poi ripeto, a volte riesce, a volte un po' meno, a volte sono bravi gli avversari, a volte siamo meno bravi noi, però questa è una grande dimostrazione di forza, secondo me. È un fatto però che sotto il profilo del gioco un primo tempo così così, poi nella ripresa anche per via dei cambi c'è stata un'impennata d'orgoglio quantomeno, no? Sì, poi bisogna vedere sempre cosa vuol dire giocare bene, nel senso che secondo me ci sono una fase offensiva, una fase difensiva e poi le transizioni. Normale che magari possiamo far meglio quando abbiamo la palla, ma poi dobbiamo capire che ci sono gli avversari. Ripeto, sarò ripetitivo, ma proviamo a lavorare tutte le settimane per migliorare. Nel finale concitato c'è stato un allontanamento dalla vostra panchina. Chi è stato allontanato? Sì, sinceramente non l'ho visto, è stato allontanato, poi mi hanno detto Alessandro Gatto. Poi in quei momenti, sai, c'è un po' di succede qualcosa fuori dalle righe, l'arbitro non so cosa abbia visto, noi eravamo lì a dividere due panchine, quindi sinceramente non so cosa sia successo. Calcio di rigore hanno protestato parecchio loro, però voi avevate protestato parecchio anche prima su un intervento su fallo. Sì, intervento sul fallo e poi quel gol che, non so, quella punizione laterale che ha fischiato fuori gioco, vorrei rivederla perché secondo me non la tocca nessuno e quindi gol regolare. L'ultimo rigore secondo me è netto perché gli tocca la gamba, quindi penso che sia abbastanza netto. L'ultima domenica prossima a Campobasso, scontro direttissimo. Eh sì, ho visto che hanno vinto, quindi sono primi in classifica. Domenica sarà una bella partita. Lo prepariamo bene, lavoriamo bene in settimana come abbiamo fatto questa settimana, con la rabbia di chi vuole fare bene, con la lucidità di chi sa che si sta giocando qualcosa di importante, e poi ce l'andiamo a giocare. Forse, sicuramente chi fa questo lavoro aspetta solo queste partite, perché poi è il bello anche insomma, di questo lavoro, di chi fa tanti sacrifici durante la settimana, quindi ci andiamo a divertire sapendo che è una partita molto importante.